Un buon non carnevale a te, a te, a te. Un buon non carnevale a te, a te. Facciamo la carrozzata e capando una cancinè. Un buon non carnevale, un buon non carnevale, un buon non carnevale per te. Siamo stati nei nuovi capannoni del comune di Sciacca, che sono veramente spettacolari, hanno tutti i comfort. Cosa ne pensi? Ne siete sicuri che hanno tutti i comfort? Non li hai visti? No, non li ho visti. Allora, hai problemi, l'hai visto? Sì, sicuramente. Ma sono, io ci sono stato, che sto costruendo infatti un carro, sono armato. E devo dire che sono veramente pieni di tutti i comfort, mi piacciono tanto, e mi dispiace che tu ancora non hai avuto modo di vederli, ma ti verrò a trovare. Ma no, io non ci sono, ci sono i carristi, un sacco di, quest'anno ci sono 45 carri e 76 mini carri. Ma hai visto cos'hai? Io dici, non hai visto, ma quindi ti propongo di andare a visitare, c'è una gru spettacolare che non... sì. Stiamo vedendo praticamente cosa ne pensa la cittadinanza di Sciacca sui nuovi capannoni che sono stati realizzati dalla nostra cittadinanza per quanto riguarda i capannoni. Quali capannoni? Non li hai visti? No. Ah, quella è la perriera? No, gli altri, quelli che ci sono vicino al campo sportivo, il vecchio sito dei capannoni. Dove sono per? Come? Non li sono. Ci sono praticamente, c'è una gru spettacolare che serve a montare i pupi. Fa un pochettino lucido, mi pare, no? No, lucidissimo, guarda, secondo me. Ha detto un pochettino. Ma forse Peppe Lazzano. Mi sembri un pochettino Peppe, lucido. Mi sembri un poco lucido. Giuseppe. Devi essere più ubriaco. Sai. Giuseppe. Giuseppe Lazzano. Effettivamente. Baffetto. Abbiamo questi nuovi capannoni che sono stati realizzati. Come diceva l'amico, quali sono i capannoni? Non l'avete visto? No. Con la gru, i comfort che ci sono. No, la gru là sotto lo sottotitolo. Tu che hai realizzato un carro. Hai realizzato un carro di fascia. Come ti sono sembrati i capannoni? Abbastanza accoglienti, abbastanza grandi, alti più alti. Infatti il pupo l'abbiamo ancora qui. Tu sei mini carro, non capisco. Io sono il mini carro. Il tetto spioventi però. Non ci voleva. Sì, pecca, perché non c'era bisogno, sono stati soldi. Ma quali sono i capannoni? Capannoni che ci sono. Capannone, i capannoni vicino al campo. Ah! Capannoni ci sono. Sì, sì. 14, 15. O 14 o 15 fasciate. E 15. 3, 15. Ma quest'anno 15, nasceva 30. Il 16° capannone. Quest'anno c'era il 16° capannone per inaugurare il non carnevale di quest'anno. Sì, il non carnevale. Oggi festeggiamo il nostro non carnevale. Un buon non carnevale. Un buon non carnevale. A me, a te, a me, a te. E quindi, Sciacca, il paese delle meraviglie. Sciacca, il paese delle meraviglie. E quindi... Delle meraviglie. Meraviglie. Dove? I capannoni del carnevale di Sciacca, bellissimi, con tutti i comfort. Io non ho mai visto, sono stato a Viareggio, sono stato in molti carnevali, ma quello del capannone e carnevale di Sciacca sono spettacolari, potete darmi conferma? Sì, certo. Hai visto? Perché non sono solo io che dicono che ho la allucinazione. No, 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 abbiamo visto, io ci sono stato, ho avuto modo di vederli e sono spettacolari. I saccenti ce lo confermano questo. Io sono stato a visitare capannoni e... Sì, da vendere, passare carta e corda, ma stiamo facendo una carrozzata bellissima, tu non avrai idea di quello che... La voglio vedere, come va? Il tetto dei capannoni non mi piace. È troppo spiovente. Ecco. Essendo che da noi non nevica, effettivamente non c'era bisogno. Sì, è una spesa eccessiva questa del tetto. Infatti, io pure l'ho pensato quando l'ho visto, ma sto tetto a spiovente perché? Nel senso che non c'era bisogno. Non c'era bisogno, proprio.
però hanno tutti i comfort. Sì. In particolare è bella la gru. La gru, hai visto la gru? No, ho visto anche questa pompa di calore per l'inverno. Ecco, sto vedendo l'intervista di questo non carnevale, vedendo i capannoni che sono bellissimi. Cosa ne pensi? Del carnevale? Del carnevale, dei capannoni spettacolari che sono, che hanno fatto nel comune. Sono dei bellissimi capannoni, sì, sì. Hanno tutti i conti? Certo, gli ascensori, quello, l'altro. No, infatti lo pensavo, perché io ci sono stato e sono veramente belli. Oh, tu appartieni a qualche associazione dove sì, ha fatto parte di questa? Associazione culturale, so di una passione. Stiamo facendo una sorta di non manco interviste, più altro vedere l'umore che c'è, visto i capannoni, i nuovi capannoni che sono stati fatti. Cosa ne pensate? Cosa ne pensiamo? Lei cosa ne pensa? Io non sono del posto, quindi. Io anche se sono del posto posso dire che il comune ha fatto un'ottima cosa. E sono molto confortevoli. Abbastanza, molto spaziosi. Ora, sappiamo che hai fatto un carro di fascia A, hai avuto problemi nella costruzione del carro? Sì, un pochettino per l'altezza di questi capannoni, però l'importante è che l'abbiamo ottenuti, finalmente dopo anni e anni abbiamo ottenuto questo capannone. Ma il fatto che c'è il tetto a spioventi è una cosa buona o diciamo, si poteva evitare? Diciamo che lo potevano anche evitare e... Perché? Passiamo la parola a lui. Oh, non sono del posto! Non sono del posto! Ma lo sappiamo che sei un frequentatore del carnevale di Sciacca. È un amatore. Un buon non carnevale a te, a te, a te, un buon non carnevale a te, a te, facciamo sto balletto ma picciotti con cinè, un buon non carnevale, un buon non carnevale, un buon non carnevale per te. Costruttore e coreografo, mi hanno detto, le coreografie le ha curate lui assieme a un gruppo di circa quante persone? 79.000 persone, pensate, 79.000 ragazzi che si sono messi in questo gruppo per la brama di partecipare a una festa così una grande, manifestazione così ampia e così allettevole e creativa verso qualsiasi tipo così di allettevole che veramente ognuno che la vede si scompone, implementa la qualsiasi, implementa la qualsiasi. Ecco, mettendo queste parole così alla rinfusa, cosa ti ha spinto a fare questa coreografia così curata nei particolari? Guarda, la prima parola che mi viene è l'amore per il carnevale, per la manifestazione, l'amicizia che ho con i vari amministratori, certo, che saranno sindaci o assessori. Certo. È stato bellissimo, è stata un'esperienza come ogni anno del resto, ma quest'anno ancora di più, guarda. Quest'anno abbiamo il non carnevale, ma è quindi l'emozione del non carnevale, guarda, non che ci porta avanti. E quindi io mi permetto di chiederti un accenno di quello che è la coreografia di questo non carnevale, di questo carro di fascia. Su questo ho piacere di tirare in ballo il capogruppo. Il capogruppo, ecco, abbiamo in esclusiva il capogruppo. Abbiamo i capogruppi di questo magnifico carro di fascia A, abbiamo detto dal nome. Allora, noi siamo. No, il nome del carro? Il nome del carro è. Io ci tengo a pensare. Noi siamo vestiti di scuscio. Di scuscio? Perché poi è un carro molto veloce, parliamo di 79.000 persone che ballano in questo carro, quindi giustamente i costumi si alternano da di diversi colori e diverse rappresentazioni. Scuscio e rumore. Siete in molti nel gruppo? 800 circa. 800, perché non ci distinguiamo proprio per questo, lo possiamo confermare. Tu sei capogruppo, se non sbaglio. Capofila e capogruppo. Di tanto in tanto è modesto, quindi cerca, ma io lo so che è capogruppo.
piuttosto devono montare un altro parco, perché siamo 800, un altro parco monteranno per, solo per noi. Sciacca si distingue proprio per il carnevale. Infatti. Allora Anthony, sarà stato difficile organizzare le coreografie di, questa, no, di questo carro? Non è facile. Quanti siete nel gruppo? 50. Abbiamo 50 elementi nel gruppo di questo elementi carro, carro di fascia A. Che stiamo vedendo passare adesso, fra l'altro. Veramente bello, veramente bello. Veramente un complimento ad Anthony, che sei veramente un grande di questo anche carnevale, tu, quindi di questo non carnevale. Siamo un buon non carnevale. Un buon non carnevale. A te, a me. Un buon non carnevale. A te. Facciamo la carnevale, ma la festa qua non c'è. Un buon non carnevale per te. Grande Anthony, complimenti per il costume e per il gruppo. E veramente continuate così, che secondo me siete ormai propensi ad essere primi in questo grandissimo carnevale di Sciacca. Un carro di fascia A, si chiama proprio un po' di tutto questo carro. Quante siete in questo gruppo? Quanti siete? Non lo so ancora. Ancora non si sa, perché sono tantissimi, tantissimi, perché la festa che impazza in questa, in queste, per le vie di questo centro è veramente impressionante, lo possiamo dire. Sì. E allora è stato difficile organizzare le coreografie di questo, di questo carro, immagino. Ancora non si sa di cosa. Il gruppo è già pronto per sfilare, quindi facciamo gli auguri. Mi sarebbe piaciuto vedere qualche passo di questo, di questa coreografia, però ancora non vogliamo svelare niente. Appena arriva il carnevale ormai manca poco, quindi, quindi allora vedremo nei giorni prossimi sfilare per le vie del centro storico, certo, con queste magnifiche coreografie, con questi spettacolari costumi di carnevale, quindi ci vedremo appresso per questa grande festa che fa di Sciacca la città del carnevale. Come si chiama questo gruppo? Non lo so, che gruppo. Quanti siete nel gruppo? Quanti siete? Una quindicina. 15.000 in questo 15.000. Gruppo spettacolare di questo carro di fascia B, mi pare, che noi abbiamo visto sfilare per le vie di questo centro. Benissimo, cosa... Guardalo, cosa... È stato difficile organizzare, immagino, le coreografie di questo gruppo. Vedi che costume che avevo. Le coreografie di questo gruppo, dico, saranno state difficili da organizzare. Sì, hai ragione. Allora facciamo una cosa, diamo un cenno di queste coreografie. Tu sei capogruppo, mi pare che mi è stato detto. No, non vale. Capogruppo di questo bellissimo carro di fascia B. E allora andiamo a fare un cenno di questa coreografia, un cenno che io mi permetto di accompagnare con l'amico Onofrio, che è uno dei capisaldi di questo non carnevale di Sciacca. Allora andiamo con l'inno che sta sfilando in questo momento, un carro spettacolare che stiamo vedendo passare, bellissimo, colori fumeggianti. Allora andiamo con l'inno e facciamo i primi cenni di questo. Piove. Vabbè, il carnevale di Sciacca si differenzia proprio per questo, perché piove a carnevale, piove sempre, quindi un buon non carnevale a te, a me, un buon non carnevale a te. È stato difficile organizzare il gruppo di balletto, immagino.
Se ci sarebbe stato un carnevale, sarebbe stato un impegno molto... Tu, oltre ad essere costruttore del carro, sei anche capogruppo, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Sei anche capogruppo, sei anche capogruppo. No, no. Vediamo con questo vestito spettacolare, coloratissimo, pieno di lustrini e paglietti che fanno di questo carnevale proprio la nostra attrazione principale. Quindi diciamo grazie a un Sabino Bucchiare che si impegna in questo non carnevale di sciacca con un carro che non c'è, che però è veramente bello. Lo so, grazie. Nell'immaginazione va tutto bene, dal balletto al gruppo, al carro, a tutto quanto riguarda il carnevale. Bene, e qua abbiamo un nostro amico. Ciao, ciao di nuovo. Signor Labella. Una bella, sì, che è uno dei sostenitori del carnevale di sciacca. Sì, anche noi abbiamo fatto un grande carro con l'associazione della Noi, che diciamo, abbiamo visto appena sfilare Bucchiara, perché però, storico. Però purtroppo abbiamo fatto, però purtroppo non c'è stato. Quindi, no, c'è. Speriamo in un anno migliore, quindi. Va bene. No, ma c'è, io l'ho visto. Non c'è, non l'ho c'è. Visto. È l'isola che non c'è. C'è ma non c'è. Purtroppo. Dobbiamo accontentare quello che tu intanto sei, essendo capogruppo del costruttore, quindi una grande squadra, essendo però, costruttore di questo noi eravamo pronti a spettacolare che abbiamo visto, noi ci abbiamo provato in queste giornate, ci abbiamo provato questo grandissimo carnevale di sciacca, non è stato possibile questo bellissimo carnevale di sciacca che veramente ogni anno esplode in queste giornate. Quante siete nel gruppo? Siamo 100, 200, cioè siamo tantissimi. Siete tantissimi perché è questo il carnevale di sciacca, da alto a moltissime persone. Quindi è questa la forza del carnevale di sciacca. Esatto. Quindi ringraziamo le ragazze per questa loro... c'è la musica fortissima. Grazie a voi, grazie. Qua la musica del carnevale irrompe completamente, quindi non si fa neanche parlare perché qua a Sciacca è carnevale. Esatto. Sciacca è carnevale. Esatto. Siete nel gruppo? Gruppo 50. 50. È stato difficile organizzare le coreografie. No, facile, perché tanto vestito un macchio in ginocchio, sarto in ginocchio, non c'è nulla. E quindi ne vestiamo per come volevamo noi, subito, non ce n'è problema. Perché abbiamo festeggiato quest'anno il non carnevale. Il non carnevale. Un buon non carnevale. A te, a me. Un buon non carnevale. Un carnevale fantastico. Fantastico. Carnevale così, meglio la così non arrenisciuto. Ma quindi. Cioè chi si arrenisciono sicuro, perché non si fanno praticamente, e arrenisciono sicuro. Quindi, non capisco questa cosa perché io invece il carnevale lo vedo. Però io che non io vedo che c'è il carnevale, ti vedo infatti vestito benissimo con questo vestito pieno di colori un'esplosione di colori che è spettacolare. Come il tuo gruppo che devo dire che si è organizzato molto bene. L'occhio bruciano tutti sti colori, mi piciano l'occhio, l'occhio vero. Non riuscivo proprio a visualizzare. Complimenti. Grazie. Maestro Michele, che comunque carnevale da Cusè, uno dei fondatori di sì, io sono da tanti anni da che faccio il carnevale, anni. Sì. Vero. Cioè, questo è il carnevale che è riuscito meglio di tutti. Un buon non carnevale a te, a te, a me. Un buon non carnevale a te, a me, a te. Azzarda fa costume, ma da soldi non c'è me. Un buon non carnevale per te. Ed eccoci.
eccoci ancora qua per le vie di questa grandissima festa del non carnevale di Sciacca. Siamo con uno dei rappresentanti di questa grandissima festa, un capogruppo. Intanto descriviamo il vestito. È demodè. Demodè è un taglio molto classico. Comunque niente, vestiti. Come si chiama il gruppo? Gruppo Elettrogeno. Gruppo Elettrogeno, un carro di fascia A. Sì, assolutamente. Carro di fascia A, che terzo livello Super Saiyan. Che è veramente bello, un'esplosione di colori. Assolutamente, tutto in bianco e nero. Nel gruppo siamo? Siamo io e io. Siamo io e io, cioè vuol dire circa 11.000 persone. Praticamente, esatto. 11.000 persone che si muovono in questo... Una orda proprio di... Una orda di gente. Considera che non ci mettiamo neanche benzina dentro il gruppo elettrogeno per farlo muovere, ma direttamente sangue e... Sangue e nervi. Sangue e nervi. Questo è il non carnevale. Ma l'hai fatto tu il carnevale? Questo è il non carnevale di Sciacca. Un buon non compleanno. Un buon non carnevale. A te. Un buon non carnevale. A te, a me, a me, a te, a me. Un buon non carnevale. A te. A me, a te, a me. Cosa te ne pare di questo carnevale Saccenza quest'anno? Soprattutto quanti siete nel gruppo e come sei vestito? Vabbè, ancora non ti posso svelare il vestito perché questa è una sorpresa. Siamo tanti, come al solito, ci mettiamo volontà, come ogni anno ovviamente, volontà, partecipazione tutta gratis nella più alta... Sempre gratis. Sempre tutto gratis. Il direttore artistico che si è proposto gratis, quindi perché i saccenzi... E ringraziamolo, perché fare una direzione artistica vuol dire impegnarsi, perdere tempo, fatica, sudore, quindi essere fare tutta gratis è importante, no? Noi saccenzi il carnevale ce l'abbiamo nel sangue e quindi lo facciamo così, spontaneo. Quanti siete nel gruppo? Non lo so, non li ho contati, però siamo tanti. Allora, intanto come sei vestito? Quale carro sei messo? Matrimonio. Questo è un carro di fascia B, mi pare. Un carro di fascia B dove ha una migliaia di partecipanti. Siamo intorno ai 1200 euro di partecipanti. Quindi è veramente bello quello che Sciacca propone in questa festa. È stato difficile organizzare questo gruppo, immagino. Sì, giustamente è difficile. Per quanto riguarda le coreografie, avete fatto da voi o vi siete appoggiati a qualche esperto, diciamo, del settore, anche se no, Sciacca da ormai noi stessi, voi stessi, perché chiunque stesso, perché chiunque, Sciacca, chiunque. Chiunque, perché Sciacca proprio gli artisti sono i saccenzi, lo possiamo dire. Ecco, stiamo vedendo passare adesso il carro di fascia B che si chiama Matrimonio, che è veramente bello, che lo possiamo vedere bellissimo. Passare, ecco, con le luci. Complimenti. Lei è uno dei costruttori. Sì. È uno dei costruttori. Dove i complimenti per aderire a questa grandissima festa che è quello del non carnevale di Sciacca. Quindi un buon non carnevale a te, a me, a te, a me. Un buon non carnevale a te, a me. Eccoci ancora qui per le vie di questa festa che impazza. Vediamo un'altra ragazza che ormai è una delle capostipite di quello che è il carnevale 2013 di Sciacca. Intanto, ecco, come sei vestita? Con me stessa. Ecco, abbiamo un'altra che appartiene al carro A me stessa, carro di fascia B, abbiamo detto, sì. Sei una dei capogruppo, sì, coreografa, perfetto, coreografa, perfetto. Coreografa, è un carro pieno di colori, di... tutto quello tutto che quello è che c'era a dire lo possiamo dire tutto quello Beh. Che è il carnevale di Sciacca, giustissimo, ecco. Sarà costato tanto fare questo vestito, immagino. Ma non rivelo mai quanto spendo per un vestito, quindi rimarrà segreto. Intorno ai 3.000-4.000 euro. Ma anche 10. Anche 10, perché sì, a Sciacca sì. Non si guarda mai alle spese. Alle spese, perché mai, viene poi fatto... per carnevale, proprio quest'anno chi lo guarda? Ancora di più. Ecco, essendo uno dei fondatori, quindi uno di quelli che hanno fatto il carro, come sei vestito? Vabbè,
Quindi vedendo tutti i lustretti, tutte le pagliette che giustamente sono visibili, invito la regia a proprio a vedere il costume spettacolare che è del nostro amico Franco Ranelli. Quindi è stato difficile organizzare questo gruppo, immagino. Vabbè, parlando di non carnevale, sicuramente verrà sempre facile organizzare un non carnevale. Verrà sempre facile. Per noi è sempre non carnevale. Appunto, parlando di non carnevale. Non carnevale sarebbe al tipo non festeggiare la Madonna in soccorso, signori. No? La Madonna in soccorso, è sciacca. Quindi non carnevale, è sciacca. Quindi sarebbe non festeggiare, è sciacca. Tanto come sei vestito? Io sono sempre del carro, quello di non vestite. Nudo. Quindi il carro di fascia B. Fascia B non vestiti. Carro di fascia B non vestiti, che sta avendo, dobbiamo un dire, un successone. Un grande successo. Madonna. Abbiamo all'incirca quante? Sei decine. Seimila presenze. La presenza in questo gruppo, dove veramente sta raccogliendo un successone. Poi la colonna sonora è davvero una cosa meravigliosa. La colonna sonora, una volta chiamato inno, è veramente bello. Tu devi capire che quindi, sono turista. E quindi partecipiamo a questa edizione del 2013 del Carnevale di Sciacca, che ci porta sempre di più a divertirci in questa grandissima occasione. E allora, è stato difficile organizzare le coreografie, immagino? No, è stato... Allora, ti devo dire una cosa. Io ho pagato, perché è giusto dirlo, per il non carnevale di Sciacca, 20 euro di pullman da Cammarata, provincia di Agrigento, per arrivare a Sciacca prendendo la statale, 20 euro andata e ritorno, per poi ritrovarmi con un non carnevale. Un non carnevale. Un non carnevale, una sorpresona. Con questo amico, con questo turista, andiamo a festeggiare il non carnevale di Sciacca. E non l'avevo sentito mai. Andiamo a fare l'inno di questo non carnevale, che è un non buon carnevale. A te, a me, a te, a me. Buon non carnevale. A te, a me, a te, a me. Una cosa meravigliosa. Complimenti a tutti i saccenzi e al comune di Sciacca. Complimenti al comune di Sciacca. Mi sono divertito un casino. Visto? Unendo, ma unendo. Intanto parliamo del vestito. Vestito? Allora, quest'anno ho voluto rappresentare la musica iraniana. Bellissimo. Bellissimo. Con il vestito da Ascanio. Ascanio, questi colori prossimamente, così esplosi. Prossimamente lo presenterò al comune pure. È bello, veramente. Sì, vediamo queste pagliette, questi lustrini che i lustrini soprattutto è rappresentato da una camicia alla Tony Manero. È fantastica. Sì, e poi le pagliette, logicamente, per tutto il braccio che scorrono. I campanelli, i campanellini sui capelli. L'idea del costume è stata tua o diciamo ti sei appoggiato a qualche professionista, visto la buona fattura? Pino Bua veramente mi ha aiutato. Lo ringrazio veramente. Mi hanno aiutato un paio di stilisti. Si vede, perché è veramente confezionato ad arte, diciamo. Ad arte. Ecco, ora che stiamo vedendo passare il carro di fascia A, abbiamo detto si chiama? Non lo sappiamo neanche noi. Non lo sappiamo neanche noi. Siamo alla tutto ormai si sa e non ti fare ingrugliarmi che frutta di canna viva. Bene, grazie. Vediamo allora, vediamo nelle sfilate di questo grandissimo festa, di questa città di Sciacca, di questo non carnevale che si sta festeggiando e carnevale a te, a te, un buon carnevale a te, a te, andiamo al carnevale ma la festa qui non c'è, un buon carnevale, un buon carnevale, un buon carnevale per te. Sera, eccoci qua ancora con la gente di Sciacca che non si stanca mai di partecipare a questo bellissimo carnevale di Sciacca. Ecco, stiamo ammirando adesso il carro che sta sfilando, e lei è una dei costruttori. Sì, una dei costruttori, Ferraro. Ferraro. Quindi è stato difficile, immagino, organizzare
soprattutto le nuove camere, non in questi carri. Sì, però ce l'abbiamo fatta. Però ce l'avete fatta. Sì, 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 parliamo di un carro altissimo, sì. Abbiamo circa 45 metri. Sì, sì, abbiamo voluto strafare. Strafare perché a Sciacca non si bada a spese. Sì. Sul carnevale. Soprattutto sul carnevale. Sul carnevale. E quindi da costruttore, a parte le spese, diciamo che parliamo di centinaia di migliaia di euro che vengono investiti in queste grandissime opere d'arte, quelle che è il carnevale di Sciacca. Lei so che è una delle fondatrici di questo carro che si chiama, abbiamo detto un carro di fasciata che si chiama... Quando è stato difficile. Soccuviriti conto. Un carro di fasciata. Abbiamo una partecipazione di quante persone in questo carro assai? 600.000 persone che hanno partecipato a questo carro, un gruppo veramente sconvolgente. Siamo ritornati. Che riempie le strade di Sciacca e sì. Città limitrofi pure, sì, sì. Parte di ogni parte, di San Muca. 600.000 persone, giustamente chi vuole anche uno spazio. Collaboratore. Lui è il capogruppo, ecco. Abbiamo il capogruppo del carro. Io sono il capogruppo e il gruppo elettrogeno del carro. È molto io movimento tutto. Abbiamo, ecco, parliamo del si gruppo. Si muove da solo. Abbiamo il gruppo elettrogeno del carro. Siamo ritornati anche in niente. Abbiamo anche le persone sul carro stesso. Come vedi, sono le persone sul carro. Anche qua, aspettano per salire del carro. Là, sulla sinistra, bello. E infatti c'è il turno. Pare vivo, pare. Pare proprio, pare. Anche se abbiamo copiato antiche da testa dell'anno scorso, ma sai com'è? Vabbè, risparmiamo. Quindi da gruppo elettrogeno è difficile fare questo tipo di lavoro, immagino. Devo fare palestra tutto l'anno, perché poi devo, come si dice, ammontare il carro di dietro. Sì, pompare, che c'è il trattorista che... Poi non ne vuole tanto assai. E poi balletto, io sono appassionato di balletto. E anche capogruppo. Come sto facendo, come faccio spaccare. Ecco, intanto, ecco, il vestito, veramente è un vestito pieno di colori. Questo di colori, un'esplosione di colori, veramente. Le faccio vedere il mio coniglio. È bello. Questo è un coniglio. Questo è un coniglio vero, vivo. Non si muove ora. Perché no. E dietro che fa un massaggio. Il carnevale Sciacca è animalista, non è che per fare la pellizza ammazza il coniglio. Picchio coniglio, tu metti vivo. Sì, infatti dietro, se tu vedi, vediamo come venire coniglio. Vediamo come venire coniglio. Poi finisce, lo leva e lo lascia. Ora, questo vestito veramente che è scintillante, è pieno di colori. Sarà costato... Dobbiamo ringraziare la sarta ai costruttori del carro che ci hanno permesso pure di avere questo vestito. Ringraziamoli che sta passando adesso, grazie, buon divertimento. Benissimo, allora buon divertimento, grazie. Auguri, buon carnevale, continuiamo così. Mi raccomando, facciamo un po' di pubblicità sul carro che è quello nostro. So cutiviru di punto, carro di fascia A con 600.000. Ah sì, guarda, tutte queste, aspettano per salire. Tutte nostre. Bene, grazie, auguri allora. Ciao. Buonasera in questa festa che è impazza. E allora siamo con uno dei costruttori del carro di fascia A, che si chiama... Arthur Antunes, perché Sciacca sempre nella fantasia esprime la parte migliore. Oh. Ecco, e stiamo vedendo sfilare adesso il carro. Bellissimo, un'esplosione di colori e di musica e di arte, praticamente. La modellazione, so che tu ti sei occupato della modellazione. Sì, però non la penso come te quest'anno, il livello è scarsissimo. I carri non si possono nemmeno vedere. Non si possono vedere, hai ragione. A parte il tuo, gli altri non si possono vedere. Non si possono sentire. Vero, però il tuo, diciamo che... Certo, lui è di parte, perché essendo costruttore... È di partizan. Essendo costruttore, tira acqua al suo mulino, quindi... aspetta, confondiamo. Allora, parliamo di questo carro che sta sfilando adesso. I movimenti curati anche da te. I movimenti curati da me. Colori, modellazione, profumo.
che no. Quest'anno il carro ha anche un profumo, una cosa in più che è anche nel bando, che deve avere un suo profumo particolare. Profumo è caratteristico della festa, come quando si balla tutti assieme e poi ci si sica le ascite. Vede Surure, va vede Surure, il carro va vede Surure, che è proprio il profumo del carnevale. Sasizza, Surure, questo è. No, Sasizza è concorrente, l'ha fatto effetto di Sasizza. Ah, no, no, Nuage Surure, Nuage Surure, che infatti vediamo la gente che è entusiasta, balla intorno a questo grandissimo carro. Stai attento al trattore! Attenzione al trattore! Quindi immagino che aspirate ad arrivare primi. No, abbiamo già fatto il primo posto. Ma quindi voi già ne siete? Perché le buste le abbiamo aperte prima. Claudio è proprio manco si mirano rispetto a questo. Ancora anche la ancora benissimo. Allora diciamo al nostro grandissimo volevo fare un saluto allo scrittore copione Nicola Puleo. Vabbè, ma manco sapi scrivere, grazie Nico. Ma voi come uno la sua stagione ma chi ci dava, poteva stare con me, ma intanto un zafiro, una cosa sola si mette in mezzo Nicola, una cosa bravo picciotto e magro lì è sottopeso questo, quello che mi dà fastidio è questo. Comunque allora vi auguro allora una buona continuazione. Un augurio Nicola, auguri al carnevale di Sciacca, che è Sciacca. Abbiamo il capogruppo anche. Allora intanto questa qua è la nostra. Intanto la seconda. Allora intanto il capogruppo. Intanto parliamo con il costruttore. Di questo carro che sta sfilando qua per le vie di Sciacca. Adesso siamo però i secondi stasera, quindi già abbiamo finito di sfilare, il gruppo già è passato. Già è passato. E poi facciamo innanzitutto una cosa subito, il compleanno di Rene, che è questa sera ha fatto gli anni. Auguri. Si chiama proprio così, il carro si chiama Questa sera ha fatto gli anni, un carro di fascia A, abbiamo detto. Sì. Un carro di fascia A. Che tu sei uno dei costruttori, sì. È stato immagino difficile organizzare tutto il lavoro di quello che è stato questo carro. È stato un tempo duro sia per il freddo sia per i grandi capannoni che ci hanno costruito. Capannoni sono stati importanti. Sì, poi tutti gli opzionali che hanno fatto. Sì. L'abbiamo detto, quindi lo sappiamo. Anche abbiamo altri capogruppo qua del carro che sono circa. Quanti siete nel gruppo? Circa 500. Circa 500.000. Me lo conferma. Adesso devono aprire un'altra piazza. La provincia di Agrigento per farci entrare. Un ponte carino perché era non passare. Esatto. Carino ponte perché era un carino. Non poteva cadere. Un pisto perché ho visto carino. Esatto. La regione fa sempre un ottimo lavoro. Quindi la colpa è nostra. Un ringraziamento alla Satta, la signora Angela, che ci ha fatto i vestiti. Sì. Io volevo chiedere intanto come sei vestita. Io da camminato. Studentessa universitaria. Da studentessa universitaria, quanta fantasia in questo carnevale. Studentessa universitaria, infatti vediamo proprio questa esplosione di colori che proprio ci erano l'occhio, bellissimo, bello. Quindi sarà costato tantissimo, circa quanto? Un occhio della testa, una mia cifra, che ora ce ne restano due. Un pezzo di ponte. È un pezzo di ponte, che quello lo sappiamo però. No. Sì. E allora io voglio ballare l'inno di questo carro che si chiama, che farà, di questo carnevale che si chiama Un Buon Non Carnevale. Un buon non carnevale, a te, a me, un buon non carnevale, a te, a me, facciamo carnevale, ma la festa qui non c'è, un buon non carnevale, Grazie al costruttore di questo splendido carro, grazie ancora e continuate così voi che aspirate giustamente al primo posto. Sì, sicuramente, noi abbiamo puntato in alto. Quanto? Alto sarà un 200 metri, un carro alto 200 metri, un palazzo, quasi. Ormai ci state. Sì, infatti io quando mi andavo andare a casa... Là quando mi viene trasferiti là? Ma già giovedì. Giovedì si sono trasferiti, ora hanno questo carro dove abiteranno per i prossimi 40 anni. Ormai non possiamo distruggere. Hanno 200 metri, abbiamo detto, 200 metri, e quindi, bene, allora... Gareggeremo pure al carro.
carnevale di Viareggio. A carnevale però di non, Viareggio. So se lo sa, non so se lo fanno, non so se lo fanno a Viareggio. Perché mi sembra un po' strano. Sono stati oscurati. Esatto, esatto. Sono stati un po'. Io vi consiglierei di partecipare al carnevale di Rapallo. Di Rapallo, sì. Rapallo sì, è bello. Dici, ma perché mi uso, non ti piace? No, Rapallo. Rapallo è più bello. Quindi grazie e continuate così. A divertirci. È un buon carnevale che non. Un buon non carnevale. Carnevale. A te e a me. A te, a me, a te, a me. A te, a me. E mi raccomando, mi sembrate troppo lucidi stasera. Così, così. È che io devo stare attento al carro perché ci sono delle persone in mezzo. Ma te mi fulte. Ah, ormai più, ormai più. Fatevi imbottigliare tranquillamente. Infatti, ora sì, sì, sì. Per sì, il non carnevale non è più non farti imbottigliare. Farti imbottigliare, farti imbottigliare. Ok, vabbè, ti ascoltiamo. Ciao ragazzi, ciao. Buonasera! Buonasera! Sento per carnevale, non l'hanno fatto, fanno lo scrivono! Ti vuole carnevale, batti! È grande fatti, no! E sono un grande ballerino! E non mi serve di nessuno! E non ci vogliono soldi questi qua! Mi devo dare i soldi, faccio i fatti! Grazie a voi! E allora, un'esibizione! Ringrazio Roma che mi ha mandato i soldi, grazie. Grazie. E questo questi soldi. Molto gentile, vai. E prossimo anno finiamo il carnevale di Chiacca. Buonasera a voi. Grazie a Roma, grazie. Grazie. Mandale pure a me che ci sono, guarda io. Quest'anno il pepe l'acqua è bellissimo! Faccio dare un pezzo di salsiccia! Buonasera alla famiglia Cironi, in questo splendido carnevale di Sciacca, le prime impressioni e cosa ne pensate? Sì, certo! Ma è facile, sai, perché uno che viene la prima volta giustamente ha come siete vestiti? Di Cironi, giustamente di Cironi, perché vi state divertendo, vedo che siete proprio infuocati da questo carnevale, che quindi grazie. Un buon non carnevale a te, a te, a te. Un buon non carnevale a te, a te, a te. E l'apertura e busti mazzamurra sempre c'è. Un buon non carnevale, un buon non carnevale, un buon non carnevale per te. Chi sarà il primo? I primi tre, una così, una allora, classifica di allora. Quello che saranno i primi tre. Allora, visto che io sono presente e partecipo, sicuramente il carro che ho fatto io sarà uno dei primi. Ma no, perché l'ha fatto lei? No, assolutamente. Perché risulta uno dei più belli. Abbiamo il carro di fascia del maestro Massimo. Assolutamente che si chiama, sì. Che si chiama? Io mi chiamo Enzo Casamasse. No, il carro. Vai tu. Carro, fai tu. Là abbiamo una partecipazione, un gruppo di quante persone? 8.700 ragazzi. 8.700 ragazzi, un gruppo di fascia A. Grandi.
piccoli sono una No, piccoli saranno 1500, sì. Ora, veramente, e questo è quello che è quest'anno, il carnevale, diciamo, quindi un buon non carnevale a te, a me, a te, a me. Un accettando buon voi, ciao! Allora, dobbiamo dire grazie alla questa festa, dobbiamo dire grazie alla regione, certo, che ci ha dato un cospicuo contributo. Abbiamo visto, abbiamo quest'anno 46 carri di fascia A, mi pare, e 86 80 B di fascia B. E qui grazie alla regione, una regione che è merito, ci deve dare merito, perché c'è anche un contratto a tempo indeterminato per i carristi. Un contratto di 10 anni proprio per dare forza al carnevale di Sciacca, e da qua si vede proprio l'impegno che mette. Quindi bene, allora lei come costruttore di un carro di fascia B, un pronostico di quello che sono i primi tre quest'anno. Primo, ciao Acevo. Secondo, ce la potessimo fare. Terzo, ce la facciamo. Stacca. Quest'anno si presenta con un carro di fascia A, abbiamo detto, che si chiama il carro. Che vergogna, perché il carro di Sciacca è sempre quello che va a pungere un po', no? Quella che è il sistema, quello che è. Quindi che vergogna, abbiamo una partecipazione di ragazzi altissima. Tantissimi ragazzi, possiamo spiegare intanto il costume, come costume? Non si usa niente, tutti nudi, è una vergogna. Di sirene, tutti nudi, guarda, tutti nudi, certo. Bene, quindi un pronostico di quello che saranno i primi tre classificati. Guarda, noi non abbiamo raccomandazioni, speriamo che Carlo sia piaciuto. A livello personale, secondo te a che posto possiamo ambire quest'anno? Carnevale, cioè, non primi tre. Carnevale 2013, tre primi tre, perché sappiamo quello che è. Sì. Bene, allora speriamo, aspettiamo il ritorno dell'apertura delle buste di questo grandissimo carnevale di Sciacca 2013, e grazie. E Salvino Cucchiare, quindi questo carro di fascia A è spettacolare, abbiamo un pupo che si muove, scende, sale, va al bar, prende il caffè e ritorna. È ben al re, perché abbiamo un automa praticamente, sì, un automa, sì, si muove da solo, fa quello che vuole. Da solo. Quindi per questa festa immagino che aspirate al primo posto. No. Mai primo posto su 40 carri, su 40 diciamo carri... che è difficile, perché sono tutti molto belli, questo sì, ma quest'anno si vince con la polizza, insomma, quest'anno c'è la polizza, ecco, quest'anno a differenza degli altri anni non c'è più, c'è il televoto, quindi allora ecco, sta piovendo a dirotto, quindi andiamo a montare questa testa, andiamo a montare questa e testa andiamo, grazie andiamo. Al maestro Salvino Cucchiara, buon carnevale a tutti, buon non carnevale, buon carnevale. Ed eccoci col maestro Gravanzano, uno dei fautori di questa grandissima festa del carnevale di Sciacca, di questi splendidi carri che stanno sfilando per le vie di questo centro storico. Allora maestro, intanto complimenti per il magnifico carro che avete realizzato a Sciacca, carro di fascia A, abbiamo detto che si chiama... Il carro che non c'è, ecco, la fantasia sempre esplode nella mente dei saccenzi. E quindi noi per questo carro, dove sono state impegnate tantissime persone per la costruzione, parliamo di circa 12.000 persone solo per la costruzione del carro, per non parlare del gruppo poi che... Siamo a numeri stratosferici. 150.000, infatti il gruppo parte da... di Calamone, che non ce la fa poi a riempire tutte le sesce, anche perché c'è il ponte chiuso, c'è il ponte che fa un giro a Gabbana. E allora parliamo del fatto della preme ormai che siamo negli ultimi giorni di questa festa, preme parlare un po' della premiazione, di quello che si aspetta da un costruttore che ha fatto un magnifico carro come quello di quest'anno. Ma... tra i primi
Ma secondo me sarà una guerra, perché saranno tutti carri, uno è più bello, uno più bello dell'altro. Sono tutti uno più bello. Sono uno più bello dell'altro, sarà una guerra. È vero, ma sarà una guerra. È vero, perché abbiamo visto diverse maestrie che si sono messe in gioco quest'anno. Ma d'altronde quest'anno da un anno che ci lavoriamo, quindi. Da un anno, quest'anno abbiamo circa 40 carri di fascia A. Sì, circa 22 di fascia B. 22 di fascia B, quindi proprio un'esplosione di colori e di musica. Una cosa è, guarda, penso che 3-4 giorni non basteranno. Non basteranno, andiamo a allungare, cabrono, perché se no... Però c'è il discorso della quaresima, non lo so. Ma vabbè, guarda, ne potremmo, no? La sciacca è sempre carnevale, anzi, la sciacca è sempre un non carnevale. Quindi col maestro Crapanzano andiamo a fare l'inno di quello che è di questo carnevale, o meglio non carnevale di sciacca, che è un buon non carnevale. A te, a me, a te, a me, un buon non carnevale. Adesso stanno filando, bello, bello. Partirà, entro mezzanotte partirà. Vedete, questo dobbiamo dire grazie alla regione che ci ha dato un cospicuo contributo. Se carnevale accendo lo fanno qua. Esattamente. Quindi tu, da costruttore di un carro di fascia, un pronostico di quello che potrebbe essere i primi tre posti. L'ultimo è come monte e come la montagna. Il primo? Il primo è come sarà. Non lo so. Come le Dolomiti, magari le Dolomiti. È probabile che arriva più. Bene, grazie, allora buona continuazione, buona festa. Quelli che saranno i primi tre. Io penso che sarà il non carnevale, arriverà primo. Peppe Nappa la sua resuscita. Secondo pure Peppe Nappa, perché ce n'è 81. Adesso arriverà Peppe Nappa e tutti i suoi anni. Tutti i suoi anni, quindi bene, questo certo. È il prossimo. Il carro si chiama? Il carro? Il silenzio degli innocenti. Il silenzio degli innocenti. Quanta fantasia in questo popolo di sciacca. C'è un tubo innocente solo e basta. Il silenzio degli innocenti, esatto, c'è un tubo innocente. Che fa silenzio. Silenzio. E questa è te lo possiamo dire. Allora parliamo con colui che si è occupato di quello che è stato lo svolgimento e la costruzione di quello che è stato il carro. Quindi aspirate a un primo premio. Normale. Come minimo. Su 45 carri di fascia A, giustamente quelli che abbiamo visto sfilare per le vie di questo centro, e li abbiamo visti tutti. E aspirate al primo premio. Io lo posso dire, non è una cosa così tanto per dire, perché io il carro l'ho visto ed è veramente bello. Posso dire una c'erano cosa? C'erano persone ferme quando sono passate, dicevo bello. Ciao signore, bello. Perché è bello. Abbiamo circa quanti metri di altezza questo carro di fascia A raggiunge? Su 72, così. Su 172 metri di altezza. 172 metri di altezza di un carro di fascia A di 82 metri. Tu fai parte della giuria, abbiamo detto. Sì. E non è un conflitto di interessi, perché a sciacca il conflitto di interessi non esiste. Esattamente. Non esiste a sciacca il conflitto di interessi, anche se fa parte di questo carro, ne potevo. No, vabbè, non succede niente. Non succede niente, quindi non voterai per forza per questo carro, perché no. Sei assolutamente. No, assolutamente. Assolutamente. Già è uscito il bando tutto. Quindi tu che fa parte della giuria. Un resoconto sui primi tre. I primi tre carri, i primi tre no. Così. In anteprima al nostro popolo di sciacca. È un po' difficile, perché sono tutti molto belli. Perché c'è l'associazione, come si chiamava? I soldi una casciune. E vabbè, poi è quello che è, il silenzio degli innocenti, ci sono altri carri, molto belli, e giudicarli è difficile. Un po' difficile. Lui, essendo dottore, architetto, nonché ho tre lauree e Becchino. Faccio anche il Becchino. Becchino per professione, passa tempo, no? Per hobby. Per andare nell'intimo proprio dell'uomo, sì. Per questo non perché. Quindi
tu che sei così esperto di tantissime cose, ti mantieni giustamente così per con i morti con ti mantieni un tuo riservo per quanto riguarda i primi tre carri. No, perché sei parte di questo carro, esce, c'è il palco montato fuori pure. Sì, noi abbiamo fatto apposta un'apertura, tipo da sera mi scivola e poi montavamo a rene il muratore e ficiate tutto. E quindi grazie, allora continuate così in questa splendida avventura di quello che è il Carnevale di Sciacca 2013. Continuiamo così e quindi un buon carnevale a te, a me, a te, a me, un buon carnevale a me, a te. Un buon carnevale a te, a te, a te. Un buon carnevale a te, a me, a te. Mi rizzi la regione che caso di non c'è né. E a Sciacca mano mano, e a Sciacca mano mano, e a Sciacca emu sempre più un re. 10 carri di fascia A e 75 di fascia B, mi pare. 75, quindi sarà difficile scegliere il vincitore a questo punto. Sì, 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 state lavorando, questo però dobbiamo dire sempre grazie alla regione che ha fatto modo che questa festa, la provincia, ha fatto modo che questa festa fantastica si è potuta realizzare. Quest'anno abbiamo avuto dei cospicui contributi. Abbiamo anche da livello regionale un contratto a tempo indeterminato per i carristi e per tutti. Basta sì che il Carnevale di Sciacca si fa. Allora grazie, ringrazio al presidente della giuria. Speriamo allora un pronostico di quelli che sono i primi tre. I primi tre classificati secondo te? Il primo sicuramente già l'abbiamo visto stilare e mi pare che vince lui. Delude un pochino. Mi pare che vince lui però perché già. Il secondo però il terzo che è accorto. Non si sa se arriva terzo. Questa splendida festa del carnevale. Partiamo dal fatto che io ho 37 anni. 37 anni che fa il carnevale. Bravissimo, si bravissimo, presenta bravissimo. Con un carro no, di però saltuariamente perché da quando, bravo, ormai abbiamo capito che non è sempre che quest'anno siamo con un carro di fascia A, un carro di fascia A che si chiama il carro di fascia A. Suggerisci? Suggerisci. Si chiama Sciacca sparisci. Sciacca sparisci, Sciacca sparisci, perché il carnevale Sciacca va sempre a pungere proprio, piace parlare di questi argomenti proprio per dare sfogo alle sensazioni del popolo. E allora, miriamo al primo posto, perché noi abbiamo noi sempre, perché noi siamo arrivisti, noi abbiamo sempre noi bisogno abbiamo di un gruppo di quante persone? Perché sennò gruppo di 170 ragazzi. 170 ragazzi grandi da 16 anni in più e 420 dai 16 in giù, quindi tantissima gente che accorre. Però sei informato, lo so, non è che ti pare che non fosse prima vengo a prendere. Abbiamo parlato pure l'IMU. Sul carro, perché avendo tre carri, poi il primo carro non alto, si... alto 240 metri alto e l'altro super giù tanto. Quindi dobbiamo dire un grazie particolare a chi? Alla regione. Grazie Crocetta che ci ha dato, che ci ha dato le drag queen. Non dimentichi Crocetta, ci ha dato le drag queen. Mi devo fare il Strade 9. Ussazzone, picciotti, scusate la volgarità del linguaggio, Ussazzone! 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 I lavori dove li hanno fatto veramente delle opere per buttare un mare a Catavetotta puro, perché era inserito nel. Se tutto tantissime cose, quindi dobbiamo dire grazie a loro, grazie a questi contratti a tempo indeterminato che hanno fatto con voi carristi, un pronostico su quelli che saranno i primi tre carri. I primi tre carri. Allora io l'unica cosa che ti posso dire, perché sono molto io spero tantissimo, perché noi ci abbiamo lavorato seriamente, duramente, e poi noi siamo molto limpidi e noi non rubiamo mai, cari mai Sciacca mai, sparisci
primo posto, primo, secondo posto Sciacca scompari, terzo posto Sciacca riappari, però mi si è fatto male, mi si è fatto male, quindi allora grazie, buona festa, complimenti per il carro, complimenti per il carro, bellissimo, quindi in bocca al lupo, bocca al lupo, speriamo che ammazzino il cacciatore, speriamo che ammazzino il cacciatore. Bene, allora grazie. Come sei vestito? Come sei vestito? Da Saccente. Da Saccente, con culo. Un carro di fascia B, questo è un carro di fascia B, da Saccente, che anche lui è stato al primo posto. Quindi complimenti. In bocca al lupo e speriamo che ammazzino il cacciatore. È un buon non carnevale a te, a me, a te, a me. Un buon non carnevale a te, a me, a te. Grazie. Ed eccoci ancora qua per le vie della festa, della grande festa che c'è a Sciacca per il grandissimo carnevale di quest'anno, 2013, non carnevale, mi ripeto giustamente. E allora, calogero ampio è uno dei carristi, ha presentato un carro di fascia A, si intitola... Si chiama Ora che non c'è il carnevale ci sono i posti di lavoro. Ora che non c'è il carnevale ci sono i posti di lavoro. Perché come... dicono così che non facendo il carnevale ora c'erano nuove assunzioni. Perché non hanno capito che poteva dare un piccolo sbocco per fare smuovere un poco d'economia in quello che per ora è tutto morto. Esatto, quindi meno male che c'è il carnevale, meno male meno che male... c'è questa festa, sì, quindi sì. Tu abbiamo detto che sei costruttore di fascia. Sì. Quest'anno abbiamo una massiccia presenza di carri di fascia A. Sì, B è vista l'innovazione dei carri di fascia C. Sì, più nighe, sono i baby mini carri. E allora, dobbiamo dire tutto questo grazie alla regione che ci ha dato. Certo, regione, comune, provincia, tutti. Contributo in, sì. Perché sennò questo non si sarebbe potuto fare questa festa, certo, questo lo dobbiamo dire. E quindi tu hai avuto no, perché se no sfilano i carri e poi non si capisce. Hai ragione, devo andare a recuperare giustamente il tuo carro. Sì. Allora devo andare al carro, salutiamo la bocca al lupo e che vinca il migliore. Mi pare che c'è la recita anche. Sì, che vinca il migliore, perché a parte che la concorrenza quest'anno è veramente... Andiamo 46 mini carri, 46 carri, un portello. Vabbè. Ed eccoci qua per le vie di questa festa, di questo bellissimo carnevale, di dove la festa impazza per le vie di Sciacca. Quest'anno abbiamo quanti carri di fascia A? 49 carri di fascia A e 80 di fascia B. Bene, tu essendo uno dei costruttori del carro, un carro di fascia A, bellissimo, dovresti sfilare, complimenti. Grazie. Grazie, dobbiamo dire, alla regione. Certo, che ha dato un continuo contributo a per far sì che questa festa avrebbe avuto giornate stupende del non carnevale di Sciacca. E grazie dobbiamo dire, perché sono stati spesi tanti soldi per rifare le strade. Certo, tantissimi soldi. Beh, noi dobbiamo dare modo ai turisti di deambulare tranquillamente per questa festa. E vediamo come sei vestito. Io non ho un vestito. Non ho un vestito, ma Marcantonio, un carro di fascia B, lui è costruttore, un carro di fascia A, però si è la fascia B perché non vuole fare più. Grazie alla regione. Alla regione che ci ha dato un cospicuo contributo. Senza di loro questa festa non si sarebbe potuta fare, diciamolo. Assolutamente. Veramente. Sono stati loro. Grazie. E soprattutto importante è il contratto a tempo indeterminato che è stato fatto con i carristi dalla regione, proprio per portare avanti il carnevale. Questa grande manifestazione. Quindi così, intanto chiamiamo i telespettatori, come sei vestita? Di me? È un carro di fascia B, mi pare. Che chiama di me? Noi stesse. Un'esplosione di colori, possiamo vedere, questo è il bello del carnevale di Sciacca. Ed è ancora. Siamo noi. Quindi grazie, un buon non carnevale. Grazie un anche buon a voi. Non carnevale. A te, a me. Un buon non carnevale. Dobbiamo dire che tutto questo grazie ai finanziamenti della nostra regione,
veramente aiutato. Se quest'anno non avremmo avuto questi finanziamenti, anche quest'anno dobbiamo aggiungere i finanziamenti della regione, anche quelli della comunità europea, che ci hanno anche agevolato. Noi siamo riconosciuti in the world. Queste sono le ragazze bellissime, tra l'altro, veramente. Come ti chiami tu? Alessandra Serena. Perché noi per motivi contrattuali possiamo dire soltanto questo, perché loro sono legate con la EMI, le tele. Vabbè, lasciamo stare. È stato un piacere. Proprio andare poi a trovare ovviamente quelli che fanno il carnevale, che fanno sì che cercare questo si possa fare. Allora per me, per noi è un piacere. Grazie. È stato un piacere per me. Quest'anno speriamo allora il primo posto. A questo punto me lo auguro, però anche se il 42esimo a me sta bene lo stesso. Un bacio e un saluto a tutti. Grazie, ciao. Allora, dobbiamo dire una cosa, dobbiamo essere consapevoli di questa cosa, del fatto che dobbiamo dire grazie a tutto alla regione, Sicilia, che ha dato un cospicuo contributo a questa festa. Sono state fatte le strade nuove proprio per dare modo ai turisti, in particolare quelli che vengono da Roma come loro, la festa qua in marzo, dove vengono da Roma come loro, deambulare tranquillamente Roma Latina, e quindi voglio dire grazie alla regione, grazie per questa splendida festa. Allora vi aspettiamo il prossimo anno. Come sei vestito? Da pintante. Wow, ecco, sta prendendo fuoco al Cattennappa. E inizia la musica dal bellissimo, ecco, inizia a prendere fuoco il Cattennappa, che impressione, bellissimo. La pelle d'oca veramente, che è uno spettacolo bello. Ciao Bettina. Un buon carnevale a te. A te. Un buon carnevale a te. A te. E se il prossimo anno carnevale non ce n'è, e allora io natanno, vengo a me.